chiamare anche per parlare con il nostro prossimo ospite. Lui è un personaggio molto particolare, ha iniziato giovanissimo prestando il suo volto a molte pubblicità per bambini, è diventato uno dei modelli più richiesti, forse l'unico top model che abbiamo in Italia, e presta veramente il suo corpo alle case di moda più prestigiose, e anche uno che insomma non ha peli sulla lingua. Io ricordo anche un battibecco con la Parietti a Chiambretti, vabbè, adesso ci facciamo raccontare tutto. Lui è Roger Gart. Bene. Allora Roger, ho detto qualcosa di non vero nella presentazione? No, 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 tutto vero. Vuoi aggiungere qualcosa? Che sono anni che non ci vediamo. Bene, a parte questo. A parte quello. A parte i fatti nostri, ecco. E non hai peli sulla lingua? A quanto pare, no. No, come hai definito? Hai litigato tu con la Parietti? Con la Parietti, rimanghiamo per sta cosa. No, ma no, ricordami, cos'era? Un'edizione di Chiambretti? Di Marchette. Marchette. 2006, sì. E appena esordito, alla seconda puntata, ho avuto la brillante idea di darle elegantemente della vacca. Okay. E quindi alla Parietti. Ma non è carino a una signora, scusami, tutto, Roger. Era però tutto inerente alla trasmissione flop che aveva fatto, reality show dell'Arizona, delle vacche, vabbè, non so se ti ricordi. Ah, ecco. Sì, quindi comunque era inerente, non è che l'ho dato della vacca. E lei come ti ha risposto? No, lei è rimasta un po' così, poi essendo cancro magari ci è rimasta un po', perché credo che sennò mi avrebbe mangiato, però ha aspettato un po', ci ha riflettuto e poi fuori dal video credo che abbia fatto qualcos'altro. Ma tu hai mandato poi un mazzo di fiori per scusarti? No, le ho regalato un vitellino per Natale. Bene Roger, accomodati, grazie, accanto a Nessa. Roger Gart, ho capito che ne vediamo delle belle. Senti, se hai in mente di dirmi qualcosa, siamo sempre in diretta su Rai 1, sono le 14.34, sì. Perfetto. Te lo voglio ricordare. Grazie. A posto. Ora lo diciamo anche a Carlo di sentire quello che ha da dirci il nostro Roger. Roger, vieni al centro del nostro... Addirittura mi chiedi la mano così. Sì, ti chiedo la mano, ti accompagno. Che onore. Ti accompagno perché questo... Mi siedo. Scusa le spalle. No, non ti preoccupare, tanto io non so se tu l'hai mai visto il nostro cono d'ombra. La conduttrice non c'è, non c'è te nessuno in realtà. Sì, me ne vado. Lasciamo te con la telecamera. E partiamo da un tuo momento buio. Tu sei giovane, non ti chiedo quanti anni hai perché mi sembra di capire che non lo dichiari mai. È un tabù. È un tabù. Bene, se è un tabù già adesso che sei giovane, pensata, insomma, una decina d'anni, vent'anni. Sempre peggio. Sempre peggio. Sì, è la sindrome di Dorian Gray, no? Noi ti lasciamo al tuo cono d'ombra partendo da che periodo, Roger? Anni 90. Ti lascio gli sì. Anni 90. Argomento così libero? Tipo a scuola? Tema libero? Tema libero, Roger. Tema libero, Roger. Non eri felice quando a scuola ti davano tema libero? Io no, pensa. No, io sì. Io no. Era il mio tema preferito. Allora, incominciamo a parlare della moda, incominciamo a dire che con il mio volto ho sempre, insomma, avuto un amore-odio, perché si può capire, comunque sono abbastanza androgeno, quindi da ragazzino sempre le solite scuse, poi siamo in Italia, quindi sei una bambina, sei maschio o femmina, sei gay o no, le solite cose. Quindi è un blocco lavorativo, blocco di tutto, provini nei quali ti dicono sei troppo bello per questo ruolo, provini nei quali ti dicono non sei adatto perché saresti diverso da tutto il resto del cast, scuse varie. La moda è stata una grandissima rivalsa perché inaspettatamente la mia agente mi chiese di presentarmi a un provino per una nota casa qui romana. Io dissi ma no, figurati, la moda me li immaginavo diversi, me li immaginavo un po' alla Costantino, modelli muscolosi, alti, dicevo figurati se io posso fare moda. E invece faccio questo casting, questo fitting, mi fanno una prova abiti, torno a casa tutto depresso, ho detto vabbè non farò mai niente, mi richiama la mia agente e dice com'è andata, faccio no guarda lascia perdere, non,
non voglio fare più moda. Fa, guarda, stai fuori, come dicono a Roma, perché hai preso un'esclusiva di 6 mesi. Da lì è nato Milano, da lì è nato Parigi, da lì è nato New York, Tokyo, Londra, Sydney, Canberra e tutto quanto. E quindi quello stesso viso per il quale tu hai ripreso di mira dai tuoi amici in classe ti porta invece al successo. Ma quali sono state le frasi, quelle più dure, che ti hanno detto quando eri piccolo? Ma le solite, poi da piccolo ci stai male, se me lo dicessero ora me le sbranerei. Le solite, ho detto prima, se me maschio, femmina. Ma ricordi sopra... qualche ragazzino in particolare, ragazzina sì, in particolare? Tanti, facciamo i nomi così sputtaniamo no, il Rai. No. Tutta Italia fuori. Sì, me ne ricordo molti. Vabbè, tutte le elementari, tutte le medie. Le prime amicizie le ho avute a 15 anni. Però no, senza fare la vittima, alla fine mi hanno rinforzato queste cose, quindi sono ma contento. Ti invitavano alle feste? No. No, io pensavo non ci fossero le feste, pensavo fossero solo nei telefilm americani, quindi... Ma loro le facevano le feste? Non lo so, evidentemente sì, che io sappia no, quindi... Non sei mai stato ad una festa tra bambini? No, vabbè, quelle della scuola organizzate dalla scuola sì, ci mancava che le suore mi emarginassero anche loro, però... però no, non la vedo come vittimistico, cioè, queste cose succedono anche oggi, infatti... Poi sta ai genitori, insomma, a rendersene conto e dare un'educazione ai propri figli per... I tuoi l'hanno fatto? No, i miei non c'erano, non ho mai avuto genitori presenti, quindi l'educazione però ce l'avevo io, era da parte degli altri genitori che forse non c'era. Nonostante i miei non ci fossero, un minimo di educazione me l'hanno data. E mi verrebbe da chiederti come mai loro non c'erano, non vorrei fare gaffa. Beh, perché mio padre comunque era una persona di questo mondo, sempre stato in America, quindi comunque era a viaggio sempre da una parte all'altra del globo e quindi c'era con i regali, c'era con i soldi, ma non c'era fisicamente. Poi infatti una volta cresciuto ho cercato un rapporto, una conoscenza e da lì il mito ti cade perché ti rendi conto che è una persona che la vedevi Dio in realtà, è al di sotto delle tue aspettative. E l'altra persona pure lavorava, quindi io comunque ero tra babysitter e tutto. Vabbè, sempre belle, quindi alla fine... Hai avuto dei nonni accanto a te? No, non li ho avuti, i miei nonni li ho conosciuti un paio di anni fa perché la madre mi dissero che erano morti e per caso li ho scoperti. Però non ci ho instaurato un rapporto, non so perché. Cioè, per caso tu vieni a sapere di avere dei nonni? Sì. Roger, mi sembra fantascienza. Lo so, infatti uno non la racconta perché io preferisco poi essere odiato, essere compatito. Infatti no, ma no, ma comunque non si parla di... Le racconto in maniera ironica, comunque sono cose comunque carine che possono succedere nella vita, se no sai che noia. Sì, li ho conosciuti, poi sono persone... belle, carine e tutto, però poi non so cosa è successo, sarà perché sono il figlio della pecora nera e quindi mi hanno sempre tenuto distante, cioè non ho notizie di loro, le ho chiamati per fare gli auguri di Natale e basta così. Ti piaceva chiamarli nonni? Sì, mi ha fatto un po' strano e devo dire la verità che non ci sono abituato, perché comunque il Natale per me è un giorno come gli altri, la Pasqua idem. Non sei credente? No, io sono buddista, sì. Quindi pratico e questo anche mi serve molto per essere me stesso e non tirarmi mai giù. Sono una persona molto equilibrata, grazie anche al segno della bilancia, che aiuta. Ma tuo padre poi è stato contento dei tuoi successi? Mio padre non ha mai saputo nulla, a parte le... vabbè, logicamente... Ma è un vizio di famiglia, non fa sapere niente. Sì, ho preso da loro. A parte poi le trasmissioni televisive che ho fatto in America e quelle che ho fatto da piccolo, anche grazie a lui, logicamente, perché a 6 anni mi sono ritrovato a lavorare con Britney Spears, Justin Timberlake, queste persone qui, quindi era con grazie queste persone a lui. Cosa avevi fatto? Ho fatto il Mickey Mouse Show, che è uno show statunitense. Ricordiamo cos'è. È uno show statunitense che ripresero anche qui negli anni 90, si chiamava il Club di Topolino, lo faceva la Rai tra parentesi, lo ripresero qui negli anni 90 e quindi questi ragazzini semitalenti cantavamo, ballavamo, io l'ho fatto per un breve periodo perché poi mia madre voleva che stavo in Italia, insomma, a studiare e quindi poi ho fatto avanti e indietro. Che ricordo hai di quel periodo? Un ragazzino a 6 anni dovrebbe stare a casa a studiare, invece tu eri con delle star... internazionali dall'altra parte del mondo. Sì, allora non lo erano, avevano i pannolini come li avevo io, però
No, io bello, perché in realtà io l'ho sempre voluto fare, cioè non me l'hanno fatto fare. Infatti poi mio padre mi ha messo molti bastoni fra le ruote, fino a 2 anni fa, che poi è venuto a mancare, quindi io da qualche anno che ho ripreso la forza di iniziare a fare tutto, che poi quando è un padre potente che non vuole che fai questo lavoro è pesante. E al posto di essere figlio d'arte, come può essere, non so, il figlio di Albano, il figlio di Pio Baudo, invece io l'avevo contro. E poi essendo sempre comunque anonima come persona, quindi era contro in maniera anonima, ancora peggio. Io ad esempio non so chi è tuo padre. No, non lo sa nessuno e mai lo dirò, perché rispettando la sua scelta, anche se non c'è, la voglio rispettare fino alla fine. Faceva parte del cinema? Sì, è una persona molto importante. Aveva un cognome d'arte, quindi io ho ripreso il mio e non... Tu come ti chiami davvero? Roger Gart. Roger Gart, ho avuto anche complicanze sul cognome, ma non lo raccontiamo perché poi sono veramente troppe cose. Però nome e cognome veri Roger Gart. Roger sarebbe, perché poi mia madre è francese, quindi però Roger non ci piace. Cos'è che ti è mancato di più della tua infanzia? Mi è mancato avere l'infanzia, forse, proprio nel vero termine della parola. Mi è mancato... tutto ciò che ha un ragazzino, perché comunque io ho 8 anni... cucinavo e facevo tutto da solo, realmente ero proprio indipendente, però ciò mi ha creato forza, quindi non posso dire oggi come oggi che mi manca. Mi è mancato e spero un giorno, avendo una famiglia, di non far mancare ciò. Certo, ci sono i presupposti per i quali io ho paura ad avere dei figli, ho paura ad avere una famiglia, anche perché non avendo avuto dei canoni di riferimento, dici, forse non sarò io in grado di darli. Un anno e mezzo fa subisci un brutto incidente. Sì, bruttissimo. Cos'è successo? Ero a Roma, qui stavo andando in moto da casa mia alloggiata dove abitavo a firmare un contratto televisivo e una persona dolce e carina mi ha preso in pieno a 120 all'ora, io ero in moto e naturalmente sono andato quasi in coma, mi sono rotto la schiena, vertebre, collo, mi sono rovinato tutta la faccia. E il che mi ha fatto stare 2 mesi e mezzo paralizzato, operazione alla schiena, e mi dissero addirittura che potevo rimanere paralizzato al 70% per sempre. Quindi capisci, queste cose ti creano un attimo di squilibrio, soprattutto per noi che facciamo questo lavoro e per noi, io soprattutto che lavoro con la faccia. Mi sono ritrovato con la faccia devastata, ancora oggi devo fare acidi, dermabrasioni e cose varie. Sì, mi ha fatto perdere molti lavori, molte... Sì, ma di là della perdita dei lavori, quando tu eri da solo in quel letto d'ospedale... Sì, là mi sono reso conto. No, non sono più arrabbiato perché sto bene con me stesso. Però lì mi sono reso conto che molte persone, io poi uscivo con una persona famosa in quel periodo, molte persone, amici, tutti, chiamiamoli amici, saputo il tot, sono completamente spariti. Ma tanti, 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 però basta, volti pagina e dici ok. Quelle persone poi tu le hai chiamate o le hai lasciato perdere? No, le ho chiamate tranquillamente dopo e ancora ci esco, perché comunque vedi, quando uno cerca... Ah, comunque ci esci? Sì, perché alla fine bisogna capire che ogni persona ha i suoi pro e i suoi contro, queste persone poi la maggior parte del nostro mondo sono... Ma non lo fai perché magari ti senti solo e bisogna alla fine di loro? No, è che uno deve prendere una persona per ciò che è, quindi ci sono gli amici veri, per cui dici le cose vere e intime, ci sono gli amici per uscire, ci sono gli amici di letto, ci sono vari tipi di amicizie, l'amico vero non lo troverai mai, completo. O quella persona famosa che frequentavi quando sei stato male, hai avuto l'incidente, almeno quella persona ti è stato vicino? No, completamente sparita e poi è successo tutto in allegato, perché mio padre è morto e 4 giorni dopo ho fatto un incidente, quindi era tutto insieme. No, gli ho detto mio padre è morto e mi ha risposto sono cose che succedono, non facciamo il nome perché è molto famosa, però vabbè, tralasciamo. C'è gente così, lo so. Però... Roger, ma da quando tu non hai più peli sulla lingua? Li hai avuti? Sai che in realtà non li ho mai avuti, è che poi io sono una persona molto timida e da piccola ero timido e non avevo la predisposizione a rispondere. La moda in questo mi ha rinforzato veramente tanto, perché la moda ti mangia, quindi se non mangi tu prima ti sbranano. Ma com'è questo mondo della moda? Ce lo spieghi? Ci vorrebbero ore per raccontarlo, è veramente assurdo. È così infernale come sembra? Peggio. È proprio l'ultimo limbo dell'inferno, però ti può portare anche al paradiso, quindi a me piace, sono nato per esso e... Ci so stare, se ci sai stare, io lo consiglio sempre alle persone che mi scrivono tutti i giorni sui siti, e sono tanti ragazzi e ragazze che vogliono fare moda,
però è difficilissimo, da tutte agenzie che ti chiedono soldi, vogliono rubarti i soldi, agenti che cercano sempre di fregarti con un 60-70%, non ti fanno lavorare, sfruttamento, proposte indecenti, droga, quindi tutto ciò scaturisce con problemi alimentari e altri problemi. Tu hai avuto problemi alimentari? E io sono stato anoressico e anche bulimico per un periodo breve, però è la moda che porta a ciò, perché mi sono ritrovato 2005-2006 in periodi proprio da top model, come tutti i top model, e facevo magari in una settimana realmente, facevo Milano-Roma, Roma-Milano, New York-Londra e Londra-Sydney, Sydney-Milano in una settimana. Logicamente il metabolismo dell'essere umano, a parte prendere melatonina e sonniferi, non è che regge più di tanto. È per quello che molte persone cascano nella droga, è per quello che poi ti crea squilibri alimentari. E tutto ne vale ciò, la pena, Roger, allora? Ne vale la pena se sei forte. Fare una sfilata, sì, ne vale e la stare pena male, scusa. Ne vale la pena se è la vera tua passione. Tutto ciò messo su un ragazzino, su una ragazzina sempre più giovane di 14-15 anni, naturalmente non è il massimo, non è adatto. Se però è messo su una persona forte che ha le fondamenta, le basi, e ti piace ciò, perché ciò bisogna farlo solo se hai veramente la passione. Perché la moda, come la televisione, secondo me, non si fa per avere i soldi, non si fa per avere successo, si fa se è una tua passione, perché la maggior parte della moda e della televisione all'inizio non ti pagano, quindi tu lo fai e ci perdi soldi, ci perdi tempo e ci perdi salute, però è una tua passione, di conseguenza quei 5 minuti che sei in passerella o quei 5 minuti in cui fai una campagna che poi ti rivedi, ti danno quella sensazione, quel brio. Tuo padre ha mai visto la tua sfilata? No, mai. Tua mamma? No, non lo so, mia madre non lo so, può essere, non lo so, non la vedo, non la sento. Quindi. Se tuo padre fosse stato in prima fila a guardarti? Atti, non lo credo proprio, non credo sia possibile, però, oddio, mi avrebbe tirato le banane forse, i pomodori, non lo so. Perché così sei così duro con te stesso? No, non sono duro, è che lui era duro, era una persona proprio tedesco, scorpione, proprio razzista, nazista. Se lui fosse assurdi. Qui cosa gli diresti? Ma che tutto ciò che gli ho detto già lo sai, che io sto a posto con la coscienza e basta, gli direi grazie comunque di avermi fatto, punto. Basta. Di solito questa intervista, no, perché questa intervista, che poi non è un'intervista, finisce con le luci alzate perché arriva la luce nella vita di un personaggio. Io vorrei chiudere così, però dopo quello che hai detto di tuo padre diventa un po' difficile. No, ma perché? Chiudiamo dicendo che comunque io sono una persona felice, serena, che lavora in questo mondo, spero di continuare a lavorarci e che andrà sempre meglio. Perché, qual è la tua luce quindi? La mia luce è Roger Garzo, sono me stesso la mia luce. Alziamo le luci. Grazie Roger. Grazie ma a anche te. Tu sei bello duro. Io tostissimo, come tuo papà, ma ecco. Fa un caldo qui dentro. Fa veramente. Caldo, dici, vuoi l'intervista? C'è Roger, un cammello, no? Là dietro che è passato. Cammello? Sì. Lo sai che a Roma sabato sera ho visto due cammelli veri? Dai. Sì. Veramente, a Villa Borghese. No, no, è vero. Scappati ho da visto mio due marco. Cammelli perché c'era una festa araba e questa persona ha fatto arrivare...